grazie alla consulenza della società Winering, un piano strategico del turismo che si sviluppa con tre obiettivi ambiziosi. Il primo è la valorizzazione dell'enogastronomia, delle sue eccellenze e possiamo dire grazie anche alla capacità, alla creatività dei nostri ristoratori, Bordighera oggi può essere considerata a tutti gli effetti un punto di riferimento per gli appassionati della buona cucina. Il secondo obiettivo è quello dell'outdoor. Allora penso alla valorizzazione del Montenero, della sentieristica per mountain bike, e-bike, penso alle giornate sull'outdoor che hanno riscosso un grande successo e consentono bene di conoscere il territorio da questo punto di vista. Penso anche agli investimenti ingenti che abbiamo realizzato sulla via Forana del Porto e al museo a cielo aperto per promuovere il santuario dei cetacei. Il terzo obiettivo è quello di rendere Bordighera una meta privilegiata del turismo culturale di qualità. E per raggiungere questo obiettivo, che dobbiamo dirlo, è difficile, è un obiettivo importante ed è davvero per noi fondamentale perché grazie alla cultura si può consentire una crescita del tessuto economico che altrimenti noi non avremo. È difficile perché anche gli investimenti sulla cultura sono gli investimenti che producono maggiori risultati nel lungo termine. E spesso può capitare di poterli giudicare sulla base delle presenze di pubblico. Allora, proprio perché noi abbiamo voluto concentrarci in questo momento su questo obiettivo, abbiamo partecipato a un bando che è quello indetto dal Ministero degli Interni, che aveva l'obiettivo proprio di promuovere il patrimonio artistico delle piccole e medie città d'arte e abbiamo nel 2021 lavorato e abbiamo ottenuto questi 200.000 euro. Questi 200.000 euro sono stati ottenuti proprio grazie al progetto che presentiamo oggi, Bordighera Open Air. Bordighera Open Air quindi vuole realizzare pienamente il potenziale della nostra città in termini proprio di turismo culturale e lo fa partendo dal ruolo fondamentale che ha avuto Monet, più o meglio la nostra città, sulla vita proprio di Monet in un suo particolare periodo della vita. Questa valorizzazione delle sue opere, degli spazi, si crea proprio poi un legame con il nostro territorio e con tutte le opere che da lui sono state realizzate. E consentitemi qua a un certo punto di citare un attimo una frase di Monet a proposito del Giardino Moreno. Lui ha scritto: c'è da rimpiangere di aver iniziato altri studi, un giardino come quello è indescrivibile, è magia pura. Tutte le piante del mondo crescono là, nella terra e senza sembrare curate, con un groviglio di palme di ogni varietà, di ogni specie, di agrumi e di mandarini. Allora, attraverso queste parole noi ci accostiamo alla luminosità di Bordighera che ha davvero stregato Monet lo ha colpito dal punto che a Bordighera, sappiamo, ha realizzato 38 dipinti. Ma questo suo rapporto con Bordighera ha anche colpito in maniera, possiamo dirlo, indelebile la sua tavolozza, che ha iniziato a comprendere, a conoscere, a catturare i riverberi della luce mediterranea nel mare, nel verde, nel paesaggio in generale, a tal punto di creare una unicità tra proprio quello che è il nostro patrimonio naturale e il patrimonio architettonico, le ville della Belle Époque. Ecco, a partire da questo abbiamo anche sviluppato, grazie alla collaborazione con i nostri professionisti, quello che è proprio il concetto di en plein air. En plein air, voi lo sapete, è quel modo che hanno utilizzato i pittori dell'impressionismo per uscire dai loro atelier e dipingere all'aria aperta. Allo stesso modo questo progetto, la nostra amministrazione, ha inteso diciamo approcciarsi in maniera diversa al territorio e lo ha fatto cercando di coinvolgere a pieno titolo tutta la comunità, gli operatori e
economici e anche naturalmente le scuole. In questo contesto naturalmente immergersi in plein air vuol dire favorire per tutta la cittadinanza la consapevolezza di quella che è stata l'opera di Monet per Bordighera. E come si è tradotta materialmente questo progetto? Intanto, avete visto fuori, sono stati ideati quattro totem rappresentativi proprio del legame tra Bordighera e Monet, che vengono ripresi le luci e i colori. Sono state a breve verranno poste nel cuore della città delle pietre di via che costruiscono un percorso che consenta di sperimentare, di vivere quelle che sono le emozioni che ha vissuto Monet quando è venuto a Bordighera. Inoltre sono state disegnate delle nuove piantine che hanno delle nuove mappe che creano un rapporto inedito tra il turista e quello che è accaduto alla fine dell'Ottocento a Bordighera. Ci sono tante altre iniziative che sono state portate avanti, non mi voglio naturalmente qui soprattutto perché poi portare spazio, via spazio a chi ha fatto realmente questo lavoro. Possiamo dire quindi che tanto è stato fatto e ancora molto è da fare. Siamo solo all'inizio, però questo è proprio l'obiettivo di consentire alla città di Bordighera di diventare davvero una meta del turismo culturale. Consentitemi infine di ringraziare davvero tutti coloro che hanno collaborato, in particolare l'architetto Stefania D'Addetta, che è responsabile dell'ufficio turismo, che ha creduto in questo progetto fin dall'inizio e si è spesa senza riserve. A Stefano Pulli, a Mariangela Del Noce, Cigliatina Cirillo, per l'entusiasmo e la professionalità che hanno speso in questi mesi, alla dottoressa Manuela Giordano e a Simona Boischi, che hanno curato e realizzato la mostra, che oggi voi vedete, anche loro in tempi brevissimi e senza riserve. L'ufficio turismo, cultura e sport, la dottoressa Toni, l'architetto Paolo Marletta, responsabile dell'ufficio manutenzioni, a Enrico Sasso e agli operai che in tempi rapidissimi hanno montato i totem che sono arrivati proprio ieri, a Davide Puma per la sua preziosa collaborazione nelle idee che ha fornito nell'allestimento di questo percorso, tutte le ditte fornitrici e alla protezione civile, agli alpini e alle Voto Service, che insomma tutti insieme abbiamo raggiunto questo obiettivo. Quindi a loro va il nostro applauso, grazie.